Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Vorrei fare un video molto breve, molto semplice, per parlare di un argomento che è centrale quando si acquista l'auto, ossia un po' come leggere il preventivo, ma soprattutto quali sono le voci su cui concentrarsi per andare anche a risparmiare un po' di soldi o comunque dove poter andare per cercare di intavolare una trattativa che sia costruttiva e che possa portarvi effettivamente a far calare il prezzo. Vediamo qualcosina di più su questo argomento subito dopo la sigla. Prima di cominciare vi ricordo che sul nostro sito troverete tante informazioni sulle vetture in vendita in Italia cliccando quassù sul link in alto a destra o qua sotto in descrizione. In questo modo avrete accesso infatti a tutto il listino completo e anche alle offerte commerciali presenti in questo momento proprio sulla rete di vendita. Sono tutte offerte ufficiali e le potrete poi confrontare all'interno del nostro sito, in cui potrete anche capire le caratteristiche delle vetture per identificare quella migliore per voi. Partiamo dalle cifre che sono dovute necessariamente. Sono due tasse, come spesso accade al di là dell'IVA. Ci sono all'interno del preventivo due voci indicate chiaramente. L'IPT, imposta provinciale di trascrizione, che è dovuta ovviamente alla provincia, può variare ovviamente da provincia a provincia. La seconda voce di costo immancabile, una tassa anche in questo caso, è il PFU, costa 2,45 € a pneumatico ed è dovuta in anticipo evidentemente proprio per andare a compensare lo smaltimento della gomma una volta che poi essa verrà buttata via. Insomma, queste due voci di costo sono immancabili. 2,45 € è una cifra fissata a livello nazionale, quindi sapete bene, insomma, per quattro gomme la cifra è comunque abbordabile. Per quel che riguarda l'IPT, ripeto, può variare, ma comunque siamo nell'ordine di poche centinaia di euro, ecco, non stiamo parlando di cifre folli. Queste cifre sono intoccabili perché sono stabilite per legge, però al contrario altre cifre possono essere invece, diciamo, identificate come quelle giuste per far calare un pochettino il prezzo. Mi spiego meglio. Quando si fanno diversi preventivi in diverse concessionarie si può trovare una stessa voce di costo ma con cifre diverse, anche molto diverse. Possono chiamarsi welcome kit piuttosto che kit di sicurezza o spese approntamento vettura, hanno diversi nomi, ma appunto sono nomi che poi riportano a cifre molto diverse e lì bisogna capire un attimo quali sono i margini per poter effettuare una trattativa. Sono quelli i margini in effetti su cui si può andare a trattare un pochino di più. Non aspettatevi di tirare giù il prezzo in maniera chissà quanto significativa, ma comunque ci si può lavorare e come. Anche perché a volte capita di vedere come kit di sicurezza, che poi è riconducibile a giubbotto a catena infrangente piuttosto che al triangolo o al kit di pronto soccorso, delle cifre che sono abbastanza alte. Mentre quando si va a vedere le stesse cifre su internet piuttosto che in negozi di ricambi, ebbene, per un giubbotto a catena infrangente e un triangolo le cifre sono decisamente più basse. Quindi lì già ad esempio si può andare a vedere quanti soldi vi chiedono per queste voci, no? E quindi capire come si può andare a intavolare una trattativa che sia proficua. Per quel che riguarda poi altre spese di approntamento vettura, ad esempio è una voce che spesso si ritrova, sono voci sacrosante. Perché? Perché un'attività privata deve coprire dei costi operativi e quindi non c'è assolutamente niente di sbagliato. Però di nuovo, ripeto, è lì che si può andare a capire come si può lavorare e massaggiare il prezzo per cercare di tirare fuori qualcosa di utile. Insomma, video molto breve, molto semplice, molto al punto, spero che vi sia piaciuto, condividetelo con i vostri amici, spero che appunto vi sia stato utile. E noi ci vediamo alla prossima e seguiteci anche su Instagram e mi raccomando anche su TikTok, ok? Alla prossima, ciao a tutti!